San Vincenzo Ferrer, l'angelo dell'Apocalisse. Tenendo fede al suo motto, temete Dio e dategli onore perché è giunta l'ora del suo giudizio, trascorri la vita percorrendo, quasi sempre a piedi, in mezzo a Europa, predicando nelle piazze, nelle chiese, nei campi. Nato a Valencia, in Spagna, nel 1350, a 17 anni entra nei Domenicani. Nel segreto della cella i suoi giorni e le sue notti sono un continuo alternarsi di studio, di preghiere e di penitenza. Nel 1399 inizia la predicazione invitando alla penitenza, alla riforma dei costumi e della Chiesa e a un'autentica conversione. Per i numerosi miracoli operati durante la predicazione, si capisce che è investito da Dio stesso di tale missione. Nel 1398, dopo la visione in sogno del Salvatore, impronta la sua predicazione su ciò che riguarda il destino umano, cioè la morte, il giudizio individuale e quello universale. Attività questa che gli guadagna il nome di Angelo dell'Apocalisse. Partendo dalle scritture e facendo esempi con la vita dei santi, scuote la coscienza, le coscienze, portandole a riconoscere in Cristo l'unica speranza per l'umanità. A lui si deve la fine del doloroso scisma d'Occidente con la Chiesa divisa tra Papa e Antipapa, che invano, 40 anni prima, Caterina da Siena aveva cercato di scongiurare. Muore nel 1419 in Bretagna. A lode di Dio.